Credo che questa epoca sia un'epoca di cambiamenti radicali e di passaggi veramente forti. E in questi cambiamenti è difficile mettere a valore e poter semplicemente capitalizzare le tradizioni e gli insegnamenti del passato. È un'epoca che Margaret Mead anni fa aveva chiamato prefigurativa, dove cioè i giovani sono i veri esploratori, quelli che possono far luce e raccontare quello che sta succedendo e scoprire un pezzo alla volta i saperi che servono, le competenze che servono, più che semplicemente far tesoro di racconti e narrazioni del passato. Questa epoca richiede evidentemente delle capacità, un'attitudine all'innovazione che non è detto e non è data per scontata. I ragazzi, per esempio, stanno usando gli strumenti di oggi in questa direzione. Faccio un esempio: i social network, che noi adulti spesso guardiamo esclusivamente come uno spazio di gioco e di svago dei ragazzi, riescono a mettere in campo qualcosa che è fondamentale nei processi di scoperta e di incremento delle opportunità, che sono i legami deboli. Mark Granovetter anni fa aveva capito che i legami forti ci aiutano in alcune situazioni particolari, quando abbiamo bisogno di cura e di assistenza vicino e quindi ci avvaliamo di nostra madre, nostra figlia, nostro marito. Ma quando invece dobbiamo trovare casa, dobbiamo trovare opportunità di lavoro, quando invece dobbiamo anche, come dire, provare a scommettere un incontro importante come un incontro d'amore, solo i legami deboli riescono a costruire e aumentare le nostre opportunità. I social network lavorano in questa direzione. Ma per poter usare i social network, valorizzare i social network, credo che occorra rispettare la loro grammatica, che è una grammatica particolare che non è nelle corde, nelle abitudini, nelle tradizioni della comunicazione dispari delle istituzioni, perché è una comunicazione fra pari e quindi va costruita con i ragazzi, se non affidata direttamente a loro. Ed è una comunicazione che richiede sempre e comunque incontri reali perché i ragazzi abitano e vogliono abitare relazioni reali e continuare a proseguirle nella dimensione, come dire, dei social network. Ed è una comunicazione fortemente emotiva, ha bisogno di immagini, di suoni e non soltanto di testi, di parole. E quindi va alimentata in modo sensoriale secondo delle forme che forse non sono nelle prassi attuali, ma possono essere nel momento in cui tutti usano gli strumenti a disposizione.